Ricchissima la nuova stagione Rai 2021-2022, nella quale è stata confermata la serie in Matteo Terranni sostituto procuratore 2 con Vanessa Scalera. La seconda stagione è ambientata come sempre a Matera, città che farà da sfondo agli 8 misteriosi casi da risolvere. Oltre alla parte prettamente poliziesca, ci sarà anche tutta una serie di novità che riguardano la vita privata di Imma. Non certo semplice e lineare. Chi sceglierà tra Pietro, il marito, e l'affascinante Calogiuri? E poi ancora. Che cosa farà di così tanto grave Valentina da mettere nei guai se stessa e la madre? A rendere ancora più complicate le dinamiche familiari sarà il trasferimento obbligato a casa della suocera, che comporterà una serie di conseguenze inaspettate. Avevamo lasciato Imma spiazzata dopo il suo bacio inevitabile con Calogiuri. La tensione emotiva tra i due era altissima e non poteva mancare un colpo di scena di questo tipo. Imma però non è priva di sensi di colpa. Ha comunque un marito, una figlia, una famiglia alla quale badare e rendere conto. Quello di Imma è dunque un dilemma tra cuore e testa, tra passione e razionalità, che continuerà ad assillarla anche nelle nuove puntate in onda su Rai nella nuova stagione televisiva 2021-2022. Stando alle prime anticipazioni ufficiali rilasciate dall'ufficio stampa Rai, è certo che continuerà la fascinazione per il maresciallo Calogiuri. Resta da capire che ne sarà del matrimonio con Pietro e se ci sarà una decisione definitiva. Nelle nuove puntate di Imma Taterani 2 ci saranno sviluppi anche nel matrimonio di Imma, che dovrà sostenere il marito Pietro nella crisi dei 50 anni che lo vedrà nervoso e malinconico. Non sarà facile per lei, anche perché l'affascinante giovane Calogiuri sarà sempre presente nei suoi pensieri, pronto a destabilizzarla e a farle conoscere il lato più spensierato di se stessa. A complicare la vita privata di Imma sarà anche la nuova passione di Valentina per la salvaguardia ambientale. Una passione che non verrà però seguita con razionalità e che finirà per mettere nei pasticci entrambe. Inoltre, la madre di Imma verrà ricoverata in un istituto di cura. Ciò comporterà il suo trasferimento nella casa della suocera, con tutte le conseguenze del caso. Questa nuova situazione darà la spinta giusta a Imma per fare chiarezza sui suoi sentimenti. Se nella vita privata Imma non troverà pace, altrettanto non si può dire in campo lavorativo. Il suo impeccabile lavoro e la proverbiale memoria le faranno risolvere brillantemente 8 complicati casi.